attenzione. Monica Guerritore, lei come sta vivendo questo periodo di cosiddetto lockdown? Perché ormai sono praticamente 50 giorni e la fase 2 lei la vede con più preoccupazione o con più speranza? Io la vedo, come credo tutti gli italiani hanno imparato a capire la gravità di quello che è accaduto, e penso che anche da soli lavoreranno e gestiranno e usciranno e avranno relazioni consapevoli che questo virus non è completamente sparito. Credo che tutto quello che è accaduto abbia segnato veramente tutti noi. Non è passato indenne tutto quello che abbiamo visto e tutto il dolore che abbiamo visto, che le persone hanno passato, hanno vissuto. E quindi da questo punto di vista mi fiderei degli italiani e di quello che faranno anche senza, diciamo, dei divieti stringenti. Dall'altra parte c'è la bellezza di aver scoperto un'Italia che è fantastica, che è meravigliosa e di cui nessuno parlava, e che sono tutte le persone di cui voi anche avete tanto parlato, dalle persone che hanno sanificato gli ospedali ai vigili del fuoco, alla protezione civile, agli infermieri, ai medici. Cioè ci scopriamo insieme a un'Italia che quasi non conoscevamo o di cui non prendevamo coscienza, consapevolezza. Anche questo è vero, Alessandro.